Prendiamo il caso di una macchina operatrice. Abbiamo la nostra macchina che elaborerà una certa portata massica di fluido che si trova a una pressione iniziale P con 0, una temperatura T con 0, a cui equivale a pH con 0. Dobbiamo comprimerla fondamentalmente portandola a una pressione P con 2. Questo sarà lo schema della nostra macchina. Inizialmente il fluido ha una velocità C con 0, dovrà essere scaricato dalla macchina con una velocità C con 2 che ancora una volta sarà all'incirca pari a C con 0. Stiamo parlando ovviamente di macchina monostadio. Questa volta, come abbiamo detto prima, il nostro stadio sarà costituito da un rotore dove la macchina cederà il lavoro al fluido, incrementandone sia le pressioni che l'energia cinetica, e successivamente una parte statorica dove questa energia cinetica sarà convertita in energia di pressione in maniera da rallentare il flusso e riportarlo alla velocità C con 2 compatibile con quella che è lo scarico dallo stadio stesso. Quindi nel piano HS sia questa di sopra T con 0, sia questo il punto che ci rappresenta lo stato termodinamico del fluido, che corrisponde a un'entropia pH con 0. Anche questa volta individuiamo lo stato di ristagno corrispondente, sommando quindi l'energia cinetica C0 4/2 e individuando il valore HR0 dell'entalpia di ristagno. Questa è la nostra isopara P con 2. Se la trasformazione fosse ideale, la diabatica ideale è un'isentropia, quindi il fluido verrebbe compresso fino a raggiungere le condizioni termodinamiche individuate al punto 2 isentropico. Come abbiamo detto, in realtà il flusso, interagendo con il nostro stadio, interagisce dapprima con i condotti rotorici. Indichiamo con 1 l'uscita dai condotti rotorici. Se scriviamo il bilancio di energia, scriveremo che H0 più C0 4/2 più un lavoro di palettatura che il fluido riceve all'interno dei condotti rotorici, perché sta interagendo con essi, quindi c'è scambio di lavoro. E questa volta conformeremo la macchina e il rotore in maniera che sia esso a cedere energia meccanica al fluido, quindi un'energia di ingresso la mettiamo pari ad H1 più C1 4/2. HR0 più il lavoro di palettatura scambiato ad HR1, il lavoro di palettatura questa volta è la differenza tra l'entalpia di ristagno associata allo stato termodinamico 1, stato termodinamico che il fluido ha all'uscita dei condotti rotorici, 1 HR0. Quindi in realtà all'interno dei condotti rotorici il fluido guadagnerà sia pressione, rappresentiamo la politropica equivalente alla trasformazione reale, che porta il fluido dallo stato 0 allo stato 1, guadagna anche un'aliquota in genere abbastanza considerevole
di energia cinetica. Questa è l'interpello di stagno corrispondente allo stato 1. Tutto questo è il lavoro di palettatura che la macchina cellula fluida. Nei condotti statotici H1 e C1 quadro mezzi pari ad H1 più C2 quarto mezzi, ossia semplicemente l'entalpia di ristagno dello stato 1 è pari all'entalpia di ristagno dello stato 2, che significa che il lavoro di palettatura potremmo anche scriverlo come HR2 meno HR0. Avremo una seconda fase della compressione che ci porta dal punto 1 al punto 2. L'energia cinetica viene convertita in entalpia di energia interna al fluido, ossia in pressione fondamentalmente. E poiché l'entalpia di ristagno si conserva, questo è il valore della C2 quadro mezzi. Come prima possiamo definire il rendimento della macchina, ne definiremo ancora una volta due, facendo riferimento una volta al lavoro isentropico che servirebbe per portare il fluido dalle condizioni iniziali fino al punto 2 isentropico, assumendo come riferimento una macchina che è capace di portare il fluido dalla pressione P0 alla pressione P2, il fluido arriva alla pressione P2 che è velocità 0. Abbiamo speso giusto il lavoro che serve appunto a raggiungere la pressione P1. In realtà, come prima, sappiamo che il fluido deve avere una sua energia cinetica per poter abbandonare la macchina. Corrispondente, che facciamo corrispondere al C2 quadro mezzi. E quindi dobbiamo considerare anche in realtà un lavoro Y' ideale, un po' più grande rispetto a quello che abbiamo individuato prima, che in realtà è un po' più onesto per andare a valutare quelle che sono le prestazioni della macchina. In definitiva, anche per il compressore potremmo definire un rendimento total to static e un rendimento total to total. Questa volta al numeratore ci sarà il lavoro ideale associato alla trasformazione isentropica, al denominatore ci sarà il lavoro reale che è più grande. Nel caso del lavoro total to static, quindi facciamo riferimento a quello che ho chiamato Y. H2
l'entalpia associata al punto 2 esentropico meno l'entalpia di ristagno associata allo stato 0 fratto il lavoro di palettatura reale, ossia HR2 meno HR0. Nel caso invece del rendimento total to total, andiamo a considerare l'Y' come lavoro ideale, quindi teniamo in conto il fatto che il fluido comunque dovrà avere un'energia cinetica all'uscita della macchina, anche di una macchina ideale, perché questa possa essere scaricata. Valgono le stesse identiche considerazioni che abbiamo fatto prima. Quindi, per un stadio intermedio, ad esempio per i compressori assiali, questa sarà una situazione classica, macchine costituite da tanti stati, alla fine ragioneremo principalmente sul rendimento total to total nel fare le nostre considerazioni teoriche. Macchine monostatico, per noi sarà più importante il rendimento total to stato. Ok? Sono domande, ragazzi, su questa parte? Abbiamo rivisto in realtà tutte le cose che ho già avevate sistemato al corso di macchine, li stiamo rinquadrando per quelli che saranno i fini delle prossime lezioni. Giusto una considerazione: i rendimenti di stadio che abbiamo definito fino adesso, total to statico e total to total, spesso vengono chiamati rendimenti di palettatura, facendo riferimento a quelle che sono le interazioni appunto del fluido con palettature fisse e palettature mobili. Quindi le perdite che essi inquadrano, che ne determinano, le perdite che determinano il valore di questo rendimento, sono quelle appunto associate con le degradazioni di energia che il fluido è, che il fluido ha, manifesta mentre attraversa i palettamenti di condotti statorici, i condotti rotorici, nel caso di macchina motrice, e al più, se consideriamo il total to static, le perdite di energia cinetica allo scarico. In realtà vedremo nelle prossime lezioni che questi rendimenti non ci basteranno per caratterizzare il funzionamento di una macchina. Ok, caratterizzano il funzionamento di uno stadio, ma una macchina è qualcosa di più complesso, in cui il fluido poi torna a interagire in altro modo con gli elementi che costituiscono, in modi diversi, con gli elementi che costituiscono la macchina. Dovremo mettere in conto altro tipo di degradazioni che non sono immediatamente evidenti, altri tipi di perdite che non sono immediatamente evidenti se focalizziamo l'attenzione solo su attraversamento dello statore e attraversamento del rotore. Quindi a questi due, che genericamente chiamiamo rendimento di palettatura, poi dovremo affiancare altri rendimenti, considerare altri tipi di perdite, e vedremo che in certi casi, ok, faremo riferimento al rendimento di palettatura come l'abbiamo definito adesso, quindi guarderemo soltanto allo stadio. In altri casi invece questa non sarà un'operazione sufficiente per fare una buona macchina, dovremo andare a valutare anche altre tipologie di perdite che non sono immediatamente connesse al solo attraversamento dello statore e del rotore. E quindi poi andremo a definire un rendimento interno in realtà della macchina, che è gerarchicamente più importante del rendimento di palettatura. Abbiamo rivisto la termodinamica dello stadio, introduciamo un altro parametro, anch'esso lo ricorderete dal corso di macchine, il grado di reazione. Parametro dimensionale molto importante soprattutto per le macchine assiali. Diamo qui una definizione un po' diversa da quella che avete dato nel corso di macchine. Cioè, per noi il grado di reazione R, come vedete sulla slide, è il rapporto tra il lavoro di reazione e il lavoro di palettatura. Quindi in qualche modo più il grado di reazione è alto, più significa che la nostra macchina avrà scambiato lavoro con il fluido, facendo variare in maniera sostanziosa la pressione quando il flusso stesso attraversa i condotti rotorici, mentre invece il termine di azione pesa via via di meno, quindi la variazione di energia cinetica è sempre meno importante. Se teniamo conto appunto delle varie scritture dell'equazione dell'energia, di quello che è il significato fisico del lavoro di reazione, troviamo che il grado di reazione cinematico
Non altro è che il rapporto tra la variazione di entalpia che il fluido presenta attraversando il rotore, H con 1 meno H2, riferito al lavoro di palettatura, o meglio, al salto entalpico totale che il fluido presenta attraversando lo stadio. Come ricorderete precedentemente nei slide che abbiamo visto, il lavoro di reazione a null'altro corrisponde se non al salto entalpico smaltito attraverso il rotore nel caso di una macchina operatrice, o il guadagno di entalpia che il fluido presenta quando attraversa il rotore di una macchina operatrice. Questa è la definizione di grado di reazione cinematico a cui noi faremo riferimento, salvo altro avviso. In realtà poi nelle turbomacchine, per il momento facciamo riferimento a quelle termiche, che vengono definiti anche altri tipi di gradi di reazione. In particolare si parla spesso di grado di reazione termodinamico. La differenza fondamentale, a parte le definizioni che possono essere molteplici per questo grado di reazione termodinamico, è che al denominatore c'è sempre un salto entalpico che riguarda l'intera macchina, l'intero stadio. A numeratore c'è ancora un salto entalpico statico che riguarda la sola parte rotorica, ma in genere viene riferito a condizioni di trasformazione isentropica. Noi indicheremo questo grado di reazione termodinamico con la lettera greca chi. C'è da dire che in genere le differenze tra questo e il grado di reazione cinematico definito come H con 1 meno H con 2 su HR0 meno HR2 sono piuttosto modeste, sono contenute, però concettualmente possono essere molto importanti, soprattutto quando si fanno riferimenti a macchine che hanno grado di reazione pari a zero. Le cosiddette macchine ad azione, come ricorderete dal corso di macchine, in quel caso c'è una notevole differenza tra una macchina che presenta grado di reazione cinematica pari a zero e macchina invece che presenta un grado di reazione termodinamico pari a zero. Questo in realtà per noi sarà importante tra un bel po' di lezioni, quando appunto affronteremo le turbine termiche ad azione. Adesso utilizziamo un attimo l'attenzione sul significato di questo parametro che abbiamo introdotto, del grado di reazione cinematica, espresso appunto come rapporto tra il lavoro di reazione e il lavoro di palettatura. Lo facciamo per lo stadio di una macchina assiale, quindi U con 1 uguale U con 2, l'esponente reale delle velocità sono pari a 0. Le particelle di fluido si muovono mantenendo inalterata la loro distanza dall'asse della macchina. Facciamo anche un caso molto particolare. Supponiamo di avere a che fare con lo stadio di una macchina assiale caratterizzato da alfa con 2 pari a 90 gradi, caratterizzato dal fatto che la componente mediana della velocità non varia mentre il fluido attraversa lo stadio. C1m pari a C2m. A
cosa portano queste condizioni? Okay. Il fatto che U con 1 se pari a U con 2 porterà al fatto che il lavoro di porta alla conclusione che il lavoro di reazione dipende solo da quanto variano le energie cinetiche associate al moto relativo. W2 alla seconda meno W1 alla seconda fratto 2, quello è il nostro lavoro di reazione. Alfa con 2 90 gradi significa che se io considero l'angolo delle velocità allo scarico, alfa con 2 è l'angolo che la C con 2 forma con la U, con la velocità di trascinamento, quindi allo scarico ho il mio triangolo delle velocità è un triangolo rettangolo. Vogliamo capire con questa trattazione, in queste condizioni molto particolari, come cambia al variare del grado di reazione il triangolo delle velocità all'ingresso, avendo bloccato questo triangolo all'uscita del motivo rotorio, e come cambia il lavoro di palettatura e come cambia la forma della pala, del condotto rotorio. Consideriamo un generico triangolo delle velocità che possiamo avere all'ingresso, C con 1, scusatelo, devo spacciare un po' di più. Questo è di nuovo la U. Questa è la W con 1. Questo è l'angolo alfa 2. Questo è l'angolo alfa 1. Questa è la componente periferica della C con 1, ossia la C con 1 U pari a C con 1 per il coseno di alfa 1. Questa non solo è la C con 2 per l'ipotesi che ci siamo messi, ma è la C1M pari alla C2M. Io ho rappresentato il triangolo delle velocità all'ingresso, forma cosiddetta polare insieme al triangolo delle velocità in uscita, il triangolo alla stessa altezza all'ingresso, alla stessa altezza di quello in uscita, perché per ipotesi sto considerando il caso che la componente mediana delle velocità sia la stessa. E ieri abbiamo detto che questa componente meridiana che determina l'attraversamento della macchina da parte del nostro fluido coincide appunto con l'altezza del triangolo delle velocità. Dopodiché, fissato il triangolo all'uscita, ho costruito un generico triangolo delle velocità all'ingresso del condotto rotorio. Ora, le ipotesi che abbiamo fatto comportano che il lavoro di palettatura, se io lo esprimo con la formulazione diretta di Eulero, è, nel caso di una macchina motrice, U con 1 per C con 1 coseno di alfa 1, ossia per la componente periferica C con 1, meno U con 2, ma siamo in una macchina assiale, quindi U con 1 è pari a U con 2, parliamo genericamente della velocità di trascinamento 1, per C2 coseno di alfa 2, ossia per la componente periferica della velocità C2, che definiamo come C2. Ossia il lavoro di palettatura si riduce a che cosa nel caso particolare in cui ci siamo messi? Quanto vale alfa 2 e quanto vale C2? Alfa 2 è 90 gradi, la C2U è nulla, io l'ho rappresentata infatti verticale, forma un angolo di 90 gradi con la U,
Quindi il lavoro di colettatura è banalmente U per C1. Il grado di reazione è il rapporto tra lavoro di reazione e lavoro di colettatura. Quindi il denominatore l'abbiamo già individuato, questo. Per quanto riguarda il numeratore, il lavoro di reazione, nel caso di una macchina assiale, è un mezzo W2 al quadrato meno W1 al quadrato. Facciamo un po' di conti. La W2 al quadrato, facciamo riferimento al triangolo rettangolo OCD, è semplicemente U alla seconda più C2 alla seconda, e la andiamo a sostituire. Dopodiché facciamo riferimento al triangolo rettangolo OBC, quindi questo, la C2 alla seconda, posso esprimerla facendo riferimento appunto a questo triangolo rettangolo come OB alla seconda, quindi W1 alla seconda meno BC alla seconda. Quindi l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo meno questo cateto, dove il cateto BC non è altro che la differenza tra la componente periferica della C1, quindi la C1 meno la velocità di trascinamento U. Quindi C2 alla seconda andiamo a sostituire W1 alla seconda meno C1U meno U tutto alla seconda meno W1 alla seconda più U alla seconda. Immediatamente se ne vanno via le W1. Sviluppiamo questo quadrato del binomio, resta meno C1 alla seconda il lavoro di reazione. Viene qua a un mezzo per meno la componente periferica della C1 elevata al quadrato meno la velocità di trascinamento elevata al quadrato più il doppio prodotto per C1 più U alla seconda. Il lavoro di reazione in questo caso particolare è un mezzo 2U per C con 1 meno C con 1 alla seconda. A questo punto mettiamo in evidenza questo termine, il lavoro di reazione è 2U per C con 1U fratto 2 che moltiplica 1 meno C con 1U fratto 2. Il 2 e il 2 si semplifica, il lavoro di reazione è pari al lavoro di palettatura per 1 meno C1 fra 2 e 1
quindi banalmente portiamo al primo membro, abbiamo ottenuto per questo caso particolare ma significativo l'espressione del grado di reazione cinematico in funzione del rapporto tra la componente periferica della velocità C con 1 e la velocità di trascinamento 1. Possiamo anche riarrangiarlo, moltiplichiamo numeratore e denominatore per di nuovo per U, quindi otteniamo questa espressione, numeratore, in questa frazione abbiamo il lavoro di palettatura, sotto al denominatore abbiamo di nuovo 2 per U alla seconda. In sostanza, ci disegniamo qui, grado di reazione pari ad 1 meno C1U fratto 2 volte U, ossia la componente periferica della velocità C1 è pari a 2 volte la velocità di trascinamento per 1 meno R, dove R è il grado di reazione cinematico. Oppure, ritornando a quello che è il lavoro di palettatura, possiamo scrivere che il lavoro di palettatura è pari a 1 meno R che moltiplica 2 volte il quadrato della velocità di trascinamento. Esaminiamo un attimo queste due espressioni, togliamo di mezzo il telo. Che ci dicono queste espressioni, ragazzi? Il lavoro di palettatura che possiamo ottenere dipende dalla velocità di trascinamento, dal suo quadrato, e dipende dal grado di reazione, in particolare varia in maniera lineare con il grado di reazione. Se R è uguale a 0, stiamo parlando del grado di reazione cinematico, se R è uguale a 0, quanto vale il lavoro di palettatura? 2 U alla seconda. Abbiamo che la C con 1 U è pari a 2 volte U. Allora, noi abbiamo fissato il triangolo delle velocità allo scarico, l'uscita del rapporto qui, C2, W con 2, U. Se R è uguale a 0, come costruiamo il triangolo delle velocità all'ingresso? Per l'ipotesi che abbiamo fatto, C1M è uguale a C2M, quindi l'altezza del triangolo è la stessa come abbiamo disegnato prima per il generico triangolo delle velocità. Per un generico triangolo delle velocità. Se il grado di reazione cinematico è 0, la componente periferica della C con 1U è 2 volte U. Quindi ci riportiamo 2 volte U. Questa è la componente periferica della velocità C con 1. Questa è la componente meridiana, che appunto, ripeto, abbiamo utilizzato che essa non varia tra ingresso e uscita dei condotti rotorici. Quindi, scusate,
questa è la velocità C con 1 composta C1 C1M. Sottraiamo la velocità di trascinamento U. Macchina assiale è identica tra ingresso e uscita e otteniamo la velocità relativa con cui il fluido entra nel condotto. Quindi il fluido entra nel condotto rotorio con la velocità relativa W1, esce seguendo la velocità relativa W1 pure. Il condotto è rotorico, deflette il fluido di una quantità pari a quest'angolo θ. Se volessimo disegnarlo, un accenno, questo sia il bordo 1 di ingresso, questo sia il bordo 2 di uscita. C con 0, U, W2. Condotti rotorici, quindi condotti mobili dobbiamo fare riferimento alle velocità relative per individuare quelle che sono le traiettorie seguite dal fluido. In uscita il nostro condotto, a meno di effetti particolari di cui parleremo nelle prossime lezioni, quindi devo orientare il flusso secondo quella che è la direzione individuata dalla W2. Viceversa, in ingresso, circa lo mettiamo qui, esso riceverà un flusso, cerchiamo di farla parallela, secondo quella che è la direzione individuata dalla W2. Grosso modo il condotto dovrà avere, o meglio la linea media del condotto dovrà avere una forma di questo genere. Questo è l'angolo teta di cui discutevamo prima, che ci dà la misura della deflessione subita dal flusso nell'attraversamento del condotto rotorico. Questo è il caso R uguale 0. Facciamo un altro caso, qual è il caso classico che si studia a macchine? 0,5. R uguale 0,5. Se R vale 1/2, qui 1 meno 1/2 resta 1/2, per 2 u quadro il lavoro di palettatura è esattamente la metà. Possiamo ottenere un lavoro di palettatura pari a u alla seconda, ma c con 1 u, se qui R vale 0, la C con 1 U, scusate, vale 1/2, la C con 1 U varrà proprio 1. Ricostruiamo i triangoli. Quello in uscita è sempre lo stesso. Vediamo come cambia quello in ingresso. Quindi andiamo un po' più velocemente. La componente periferica è esattamente pari alla velocità di trascinamento U, la componente meridiana è esattamente pari alla C con 2, quindi questa è la C con 1,
questa è la U, la W con 1 questa volta va, la forza della C con 2, cioè è congruente con la C con 2. Questo è l'angolo che ci indica di quanto viene defesso il flusso nell'attraversamento del condotto rotorico, molto inferiore all'angolo che avevamo trovato in precedenza. Viene presa una doppia, il condotto rotorico prende il flusso secondo la direzione W con 1 e lo porta, lo ruota pian piano fino a fargli assumere la direzione prevista dalla W con 1. Se volessimo abbozzarlo, diciamo quindi che questa è la W con 2, questa è la W con 1, all'ingresso abbiamo che la linea media del condotto è tangente alla W con 1, all'uscita è tangente alla W con 2, avremo grosso modo questa forma della linea media del condotto, ossia della parte, dove questo è sempre l'angolo teta. Caso 0,5. 0,05, quale altro caso facciamo? 1. Caso simpatico a dire la verità. R uguale 1. Che succede per R uguale 1? Cancelliamo un po'. Caso R uguale 1, il valore di palettatura e la C con 1 quanto valgono? Due uguale a seconda per ultimo meno R, il lavoro di palettatura vale 0, la C con 1 vale anch'essa 0. Come è fatto il triangolo delle velocità all'ingresso? All'ingresso. La C1 coincide con la C2. La U è sempre la stessa. La W1 coincide con la W2. Cioè, questa situazione corrisponderebbe a quella dove, prevista una certa direzione, un certo valore della W con 2, in realtà la W1 è congruente con la W con 2. Quest'angolo teta che indica la deflessione del flusso è pari a 0, la pala è semplicemente una pala piatta che non dà nessuna deflessione al flusso che attraversa il condotto rotorico. In questo caso abbiamo un lavoro di palettatura pari a 0. Io di reazione cinematico, quindi, conclusione di ciò, ok, tiene conto di quanta aliquota di lavoro scambiato viene scambiato come lavoro di reazione, almeno per questo caso ci fa capire come uno stadio non può funzionare soltanto per reazione, ci deve essere sempre un termine di azione presente, almeno in questo caso particolare, altrimenti non è capace di scambiare lavoro di palettatura.
perché in realtà la vena fluida non viene deviata dalla palettatura stessa, che semplicemente non è la parete mobile del condotto rotorico, non è più una pala, non è più un profilo, è semplicemente una lastra piana, parallela a quello che è il senso della corrente che la investe. Ci fa capire anche che il grado di reazione è importante nelle pale assiali, ma vedremo che lo stesso sarà anche per le macchine centrifughe, perché è immediatamente correlato alla forma della pala. Cioè, se mettiamo insieme questi profili, qui è riassunto quello che io ho fatto, vi ho fatto la lavagna, questo tratteggiato è il triangolo delle velocità all'ingresso, questi sono i vari triangoli delle velocità che, scusate, questo tratteggiato è il triangolo delle velocità all'uscita, questi sono i vari triangoli e le varie forme di pale che abbiamo al variare del grado di reazione. Partendo da zero, la pala ad uncino o ad un pulso, come viene detta, che ricordate dal corso di macchine, grado di reazione cinematico 0, massima deflessione del fluido. Man mano che il grado di reazione aumenta, la pala tende a diventare sempre più piatta, in realtà a defletterlo sempre meno il flusso. Se un attimo ritornai indietro ai ricordi di macchine, ricordate ad esempio la turbina Kaplan, non la turbina delica idroelettrica, che era una macchina ad alto grado di reazione, e la pala, se andate a vedere soprattutto la parte finale, l'apice, è praticamente piatto, cioè in realtà siamo vicini a questa configurazione di una pala che è capace di deflettere molto poco il flusso. Quindi la maggior parte del lavoro di palettatura viene scambiato comunque per, come lavoro di creazione, ma in realtà questo tende ad essere molto piccolo. Viceversa, il lavoro di palettatura tende cresce linearmente con il grado di reazione cinematico e tende a raggiungere un suo valore massimo pari a 2 volte U alla seconda per grado di reazione cinematico 0. Grado di reazione cinematico 1, il lavoro scambiato è 0. Okay? Quindi, torniamo a quello di prima, c'è un limite alla capacità degli stati di trasmettere lavoro? Sì. Ad esempio, per questa tipologia di stadio che abbiamo immaginato, il massimo lavoro che può essere trasmesso, nel caso di uno stadio ad azione, è 2 volte U alla seconda. Siccome la velocità di trascinamento per noi non sarà una variabile, un parametro libero da scegliere il nostro gradimento, non possiamo mettere là 1000 metri al secondo, 2000 metri al secondo, ma questa U dipenderà fondamentalmente dal tipo di materiale che stiamo usando, che sarà capace di reggere fino a un certo grado di sollecitazione dovuta principalmente alle forze centrifughe. Per ogni tipologia di macchina, noi U avrà, la velocità di trascinamento della pala avrà un valore massimo oltre il quale non possiamo andare: 200 metri al secondo, 300 metri al secondo, 500 metri al secondo e così via, a seconda della tipologia delle di macchina e a seconda delle condizioni termodinamiche del fluido che interagisce con la macchina. La signorina ci ricorda che la capacità resistenziale di un metallo dipende dalla temperatura a cui questo sta operando. Quindi, se io qui metto 300 metri al secondo, immediatamente voi trovate un limite massimo per il lavoro scambiabile da questo tipo di stato, ad esempio. Se consideriamo un grado di reazione cinematico 0,5, questo limite si dimezza. Ok? Va bene. Con queste considerazioni ci lasciamo. Vi auguro un buon fine settimana e, a meno che non ci siano domande, ci diamo appuntamento per lunedì prossimo alle 11. Ok?